Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo che è in una delle collane più interessanti iniziate proprio nel 2016, da pochissimo tempo. Parliamo del terzo titolo della collana Hotspot del Castoro, dedicato a un pubblico adolescente. Tutti i libri quelli usciti finora di cui vi abbiamo già parlato perché particolarmente importanti, non solo per un pubblico molto giovane, ma anche per coloro che hanno a che fare con ragazzi nell'età dell'adolescenza, perché trattano temi estremamente importanti. In questo caso parliamo di questo libro, Quello che non sai di me, di Meg Wolitzer, appunto pubblicato nella collana Hotspot, come vedete anche in basso alla copertina, dalla casa editrice Il Castoro, che è specializzata proprio in libri per bambini e ha appunto attivato questa nuova collana di letteratura per ragazzi con titoli scelti davvero molto interessanti e importanti. Qui conosciamo la protagonista che si chiama Jem, ha 16 anni e da poco tempo è morto il suo ragazzo che lei amava profondamente. Erano stati insieme poco tempo, 41 giorni soltanto, ma Jem non riesce a riprendersi da questo shock che ha avuto e i genitori decidono quindi di farle trascorrere del tempo all'interno di una scuola speciale che si chiama Wooden Barn School e che è specializzata nel trattamento, così dice il volantino, di ragazzi fragili. Ebbene, Meg si troverà in questa scuola a frequentare in via del tutto eccezionale, senza aspettarselo, un corso speciale di inglese insieme alla signora Kennell. Questo corso ha la particolarità di essere estremamente esclusivo, fanno parte un gruppo ristretto di persone che l'insegnante sceglie appunto personalmente per seguire, in questo caso 5 alunni, di cui appunto Jem. Questo è un gruppo molto particolare, innanzitutto perché non ha orari, possono lavorare tutto il giorno su quello e effettivamente trattano di un unico romanzo per volta. L'insegnante Kennell è un personaggio lei stessa decisamente unico e particolare, è una persona molto diretta, non fa sconti, ma ha una capacità unica, particolare di trattare con ragazzi con disabilità che possono essere sia psicologiche che fisiche. Il romanzo, la storia su cui si troveranno questi 5 ragazzi a dover lavorare è La campana di vetro di Sylvia Plath e come possiamo vedere anche dalla copertina questa ragazza che rappresenta Jem è proprio sotto un cubo di vetro, non è a forma di campana ma l'idea è la stessa. Durante questa lezione particolare, durante questo corso, avranno solamente alcune caratteristiche da rispettare i ragazzi che ne fanno parte, ovvero essere puntuali a lezione, scrivere un diario e condividere le proprie storie. Ebbene, un romanzo estremamente particolare e intrigante allo stesso tempo perché dà modo di vedere la fragilità dei ragazzi ma anche l'estrema forza che hanno. Porta il lettore alla scoperta della personalità, delle famiglie e dei pensieri di questi ragazzi, ma allo stesso tempo rimanda un tratteggio di una figura di insegnante insostituibile che conosce comunque i propri limiti e i propri difetti, ma che riesce a entrare in sintonia con i ragazzi come davvero pochi altri riescono a fare, insegnanti che tutti noi vorremmo vedere nelle scuole, nelle nostre scuole con i nostri figli, ma anche semplicemente persone che vorremmo conoscere. Un romanzo estremamente importante da far leggere a tutti i ragazzi in età adolescenziale, ma anche appunto agli adulti che non hanno superato questa fase o che comunque si trovano ad affrontare dei ragazzi adolescenti. È un romanzo che vi coinvolgerà dalla prima all'ultima pagina. Consigliatissimo quindi Quello che non sai di me di Meg Wolitzer, pubblicato dalla casa editrice Il Castoro nella collana Hotspot. E con questo è tutto per oggi, vi rimando l'appuntamento alle prossime edizioni, vi auguro una buona giornata di lettura.